rappresenta graficamente la seguente funzione: y uguale valore assoluto di meno 3 più radice quadrata di 25 meno x quadro. Dunque, risolvo questo esercizio può essere risolto in due modi: o discutiamo il valore assoluto, e questo è un modo, però, come altre volte vi ho fatto anche vedere, io non discuterei il valore assoluto, cioè andrei a fare questo tipo di ragionamento. Andrei a considerare per un attimo la funzione senza il modulo, quindi y uguale meno 3 più la radice quadrata di 25 meno x quadro. E poi dopo, una volta rappresentata, una volta fatto il grafico di questa, sfrutto un po' di teoria sui moduli per tracciare il grafico di modulo di quella funzione lì. Io farei così. Cosa voglio dire? Intanto calcoliamo il dominio di questa funzione, il dominio di y, che ve lo ricordo è 25 meno x quadro maggiore o uguale di 0. Radicando di quella radice quadrata deve essere positivo o uguale a 0. Disequazione di secondo grado oppura, che si può scrivere come, cambiando i segni, x quadro meno 25 meno uguale di 0, che vuol dire x meno 5 per x più 5, quindi x compreso fra meno 5 e 5. Quindi intervallo chiuso e limitato meno 5 e 5 è di sicuro il dominio di esistenza di quella funzione. Funzione che tra l'altro notiamo essere pari, quindi può essere anche studiata da 0 in avanti. Come faccio a vedere che è pari? Basta mettere al posto di x meno x, f di x è uguale a f di meno x. Ma in ogni caso non è un... potete anche non osservare il fatto che sia pari, non fa niente. Passiamo al codominio adesso. Dunque, come al solito, direi di portare il meno 3 a sinistra, scrive y più 3 uguale alla radice quadrata di 25 meno x quadro. Visto che il membro di destra per forza deve essere positivo o al massimo uguale a 0 quando x uguale a più o meno 5, anche il membro di sinistra deve essere maggiore o uguale di 0. Vuol dire questo, y maggiore o uguale di meno 3. Quindi il codominio è y maggiore o uguale di meno 3. A questo punto cosa facciamo? Come al solito si eleva al quadrato da una parte e dall'altra, dove il quadrato con la radice se ne va e rimane radicando, il quadro di y più 3 sarà y quadro più 9 più 6y uguale 25 meno x quadro. Portando 25 meno x quadro a sinistra, ottengo l'equazione di una circonferenza del tipo x quadro più y quadro più 6y meno 16 uguale 0, che sarebbe un 9 meno 25, che è meno 16. Circonferenza che ha centro di sicuro con ascissa nulla, perché non c'è il coefficiente delle x, quindi 0 meno 3 meno b mezzi. E vedete che radice di 25 e il raggio sarebbe 0 al quadrato più meno 3 al quadrato, quindi 0 più 9 è 9. 9 meno meno 16, 9 più 16 che fa 25. La radice di 25 è 5, il raggio è 5. Dunque, contemporaneamente vado intanto qui a rappresentare quello che ho trovato. Dunque, meno 5, 5, dunque abbiamo meno 5 sta qua. Tracciamo la retta verticale di equazione x uguale meno 5, tracciamo la retta verticale di equazione x uguale 5 e cancelliamo tutto quello che ho a sinistra di meno 5 e tutto quello che c'è a destra di 5. Y maggiore o uguale meno 3 vuol dire che meno 3, y uguale meno 3 è una retta orizzontale che passa per il punto 0, meno 3, eccola. E cancelliamo tutto quello che sta sotto la retta y uguale meno 3, perché y è maggiore o uguale meno 3. Rappresentiamo questa circonferenza, che ha proprio il centro, guardate, proprio qui. Se il raggio è 5, vuol dire che allunghiamo un attimo la questione qua. Allora, vuol dire che qua è il centro. Dunque, 5 a destra, 5 a sinistra, 1, 2, 3, 4 e 5, 1, 2, 3, dunque no, ho detto male, no, ho detto bene, sì, 1, 2, 3, 4 e 5. Allora, eccola la mia, vado a rappresentarla. Però a me interessa solamente questo grafico qua. Quindi, in definitiva, guardate, ho per il momento,
per il momento cancello la parte di sotto perché mi dicono y maggiore o uguale a meno 3. Qui c'è meno 3, eh? Questo è il grafico della funzione y uguale meno 3 più radice quadrata di 25 meno x quadro. Ma a me mi chiedono inizialmente il grafico del modulo di meno 3 di y uguale modulo di meno 3 più radice di 25 meno x quadro. Cosa possiamo fare? Dunque, la regola è molto semplice, ve la mostro subito. Dunque, intanto volevo farvi notare una cosa. Come possiamo notare, questa circonferenza, che è fatta solamente dalla parte di sopra, interseca l'asse x in due punti e l'asse y in un punto. Dunque, l'asse y è un'equazione x uguale 0. Se diamo il valore 0 alla x, otteniamo un y quadro più 6y meno 16 uguale 0. Se andiamo a trovare le radici, applicando ad esempio la formula ridotta, y con 1, 2 uguale a meno 6 mezzi, quindi meno 3, più o meno radice di meno 3 al quadrato, che è 9, più 16, 25. Cioè viene un meno 3 più o meno 5. Cioè troviamo un 5 meno 3, 2, e un meno 8. Questo è il punto 0, 2. Quindi quella circonferenza incontra nel punto 0, 2 l'asse delle y. Vediamo in che punti incontra l'asse delle ascisse, no? Cosa basta fare? Basta dare 0 alla y, perché y uguale 0 è l'equazione dell'asse delle x. Se lo facciamo, diamo 0 alla y in sostanza, viene x quadro, guardate, meno 16 uguale 0, che vuol dire x uguale più o meno 4. In pratica l'ho fatto male, ma questo è meno 4 e questo è 4. Allora siamo a cavallo, perché come si fa a rappresentare l'andamento di una funzione tutta con il modulo? Rappresento l'andamento della funzione dentro il modulo e poi riporto su quelle parti che stanno giù. Cosa voglio dire? Giù e su in che senso? Allora, guardate. Dunque, attenzione, questa è l'origine, questa è l'asse delle y, questa è l'asse delle ascisse. Nella playlist sulle rette ve l'avevo già fatto vedere questa cosa, ma ve la faccio rivedere. Allora, vado, conto di 4 a sinistra, 1, 2, 3 e 4. Conto di 4 a destra, 1, 2, 3 e 4. Allora, di sicuro, ovviamente, questo è 2. Allora, questa parte qua rimane uguale. Quella che cambia è la parte che sta sotto l'asse delle ascisse, che va portata sopra. Cioè, siccome questo è meno 5, lo traccio. Questo è 5, lo traccio. Guardate cosa ho fatto. Guardate che ho fatto un po' meglio. Avete visto? Cioè, in pratica, faccio così. Siccome sotto avevo questo, no? Questo è 4, questo è meno 4. Praticamente riporto. Eccolo qua. Ed eccolo qua. Cioè, in pratica, compio una simmetria rispetto all'asse della ascisse. Voglio farla meglio, però. Ma avete capito cosa devo fare? Devo fare sempre questo. Le parti di curve che stanno sopra l'asse dell'X le lascio dove stanno, quelle che eventualmente stanno sotto le riporto sopra. Quindi in pratica questa è una e questa è l'altra. Vedete? Questo è il grafico della funzione y uguale valore assoluto di meno 3 più radici di 25 meno x quadro. Vedete come ho fatto? Allora, ovviamente questo è meno 5, questo è 5, questo è più 4 e questo è meno 4 e questo è il punto 02. Eccolo qua. Adesso ve lo faccio vedere su GeoGebra, così evitiamo ogni equivoco. Ma avete capito come si fa? Quello che sta sopra l'asse delle ascisse lo lascio così.
quello che sta sotto lo riporto sopra. Guardate là, quello è il grafico di y uguale modulo di meno 3 più radice quadrata di 25 meno squadra.